Allora, proviamo a fare un bel giretto con queste Himalayan. Allora, la moto è sicuramente agilissima. La moto è una bicicletta. Ecco, l'accelerazione già si sente tutta la differenza rispetto alle moto che abbiamo provato prima, però si sente soprattutto il vento. Sei completamente esposto all'aria. Cruscottino bello, molto old style però tecnologico. Vediamo come frena. Insomma, freno posteriore si sente, freno anteriore insomma. Ma il motorino, devo dire la verità, che per i pochi cavalli che ha si lascia guidare bene. La sella è comoda e c'è anche un buon spazio. Eccoci qua che iniziamo l'off. Un pochino di sporco, un pochino di sporco, vediamo come si comporta. E soprattutto, io che non ci sono mai andato, vediamo un po' cosa posso fare. Lascio andare, però insomma non è il mio percorso preferito, diciamo così. Merda, meno male che avevano detto che era un percorsino facile. Ecco, se volete una moto per veramente divertirvi, no, con poco, questa è la moto adatta alle vostre esigenze. Solito pezzettino in fuoristrada che abbiamo fatto anche stamattina con le QJ. È una moto che si può guidare con la patente a 2 e quindi è una moto che sicuramente consiglierei a chi vuole iniziare, perché è una moto leggera, è una moto divertente, è una moto onesta che sicuramente non ti strappa via, è una moto con cui puoi fare un po' tutto, no? Puoi fare un po' di strada, un po' di fuoristrada, cioè puoi veramente arrivare a iniziare a far parte del mondo del motociclismo con poca spesa e moltissimo divertimento, quindi perfetta per chi vuole iniziare. Allora, sembra veramente leggera. Ok, ultimo giretto. Il rumore è bello. È leggerissima, eh? Sembra l'Himalaya. Oh, si parte con l'ultimo gioiellino della giornata, Cove 800X, moto veramente leggera sulle prime mosse, moto che dovrebbe regalare grandissime soddisfazioni. Minchia, si sente già tutta la potenza di questo motore che dovrebbe sviluppare più di 90 cavalli. È moto leggerissima, moto nuovissima. Adesso facciamo il solito girettino. Madonna mia, che roba! Madonna santa, che moto!
Sono allora in configurazione sport, non la cambierò perché non lo so. Moto strettissima, moto con una triangolazione, gambe, pedane, sella, braccia, perfetta. In sella, in piedi si va da Dio, sella bella sostenuta, ammortizzazione fantastica, che dire. È una moto che si sente, che ha della cattiveria, i freni sembrano molto 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 pronti, l'anteriore è un po' brusco forse, ma mi aspetto che questa moto sia un po' tutta la moto brusca. Quello che c'ha, sentite un po', madonna mia, che tiro che ha sta moto, che tiro, Dio santo. Ah, questa è una gran moto, questa è veramente una gran moto, madonna mia. Ma devo stare un po' più attento perché ha una spinta sta moto che non è quella della Royal Enfield. Tra l'altro non so come si faccia a cambiare da sport a off-road, quindi vado in off così. Ah, è incredibile come queste moto veramente possano andare su questi terreni come se veramente fossimo sull'asfalto. Tanta roba, tanta roba, tanta roba. Allora qua, ecco, a differenza della Royal Enfield, qua salgo bene e via, andiamo su asfalto, va? Madonna roba. Madonna. Diciamo che è tutto tranne che educata. È una moto scortese, direi. Madonna mia. Allora, per chi vuole iniziare a fare un po' di fuoristrada, meglio la Royal Enfield, sicuro. Questa ha una potenza brusca, violenta, forte, e quindi bisogna saperla domare. È una moto che va sicuramente domata, non è una moto per neofiti, posso dire, perché davvero ha una spinta questa qua che davvero t'attacca al manubrio. Allora ragazzi, tiriamo le somme di questa AT Adventure Event a Bobbio. Allora, sicuramente molto interessante e quindi pollice su, super promosso, la possibilità di provare tante moto di tante case, facendo dei percorsi di circa mezz'oretta in queste colline, è veramente veramente il top, quindi bellissimo evento. Cosa possiamo dire? Allora, questa mattina abbiamo iniziato con QJ Motors, abbiamo provato prima l'SVT 650 e poi la SRT 800SX. Allora, l'S50 è stata veramente veramente una bellissima sorpresa, moto originale dal punto di vista estetico, quindi può piacere o non piacere, ma dal punto di vista della ciclistica, dal punto di vista del motore e dal punto di vista dei feedback che rende in strada, è veramente il top. Grandissimo pollice verso per l'SVT 650 di QJ Motor. Peso gestibile, peso gestibile, molto meglio che quelle famiglie della famiglia TRK. Posizione in sella perfetta, bel manubrio largo, sella molto comoda, comoda da terra, toccavo molto bene coi piedi, però le gambe non erano troppo rannicchiate e veramente si stava bene. Motore fluidissimo, la frizione un burro, prende liscia 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 liscia, non ha scatti, ottima accelerazione, buoni freni, ricordiamo Brembo, ammortizzatori Marzocchi, schermo molto bello, protezione aerodinamica ottima, quindi ruote tubeless con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler.
Quindi, che dire, veramente un'ottima moto che viene venduta, se non erro, a 7,5 con anche il tris di borse. Veramente ottima moto, bellissima possibilità, ottimo e consigliabilissimo l'acquisto. 76 cavalli, bicilindrico AV. Poi abbiamo provato la SRT 800SX, quindi quella che doveva essere la Benelli TRK 800. Bel motore, 92 cavalli, si sente, prende veramente bene quando acceleri, però molto meno fluida rispetto al 650, molto più nervosa e il peso si sente tanto, specialmente nelle manovre da fermo. Io ad esempio sono dovuto partire ad uno stop in salita e effettivamente il peso si sente. Poi grande pecca il serbatoio, che è molto largo ma non è incavato bene e le gambe quindi non possono lavorare, quindi per me SRT 800 giù, troppo peso e non è una moto bilanciata bene secondo me. Poi cosa abbiamo visto? Ci siamo divertiti con Royal Enfield Himalayan 452, bellissima moto, un motore monocilindrico da 45 cavalli, però estremamente ben bilanciato ed estremamente divertente. La moto è davvero una bicicletta, quindi per chi vuole iniziare, per chi vuole una moto semplice, per chi vuole una moto estremamente leggera e divertente da guidare anche in off, è veramente il top. Giù se vogliamo una moto da viaggio, perché ovviamente non lo è come avere una naked, è una naked perché non c'è assolutamente protezione aerodinamica, quindi a meno che uno non sia disposto a grossi sacrifici e a grossi compromessi, non è una moto per viaggiare. Infine abbiamo provato Cove 800X, la moto di cui tutti parlano, una super endurona da 94 cavalli che pesa col pieno 190 kg. Cosa dire, grandissima moto, la potenza viene trasmessa immediatamente, è una moto rabbiosa, ma non è per neofiti. L'acceleratore è talmente brusco che ti devi attaccare al manubrio quando prende subito, è una moto veramente per chi la sa usare, e poi c'è il grande dubbio di Cove, chi la distribuisce, boh, non si sa. Quindi il mio voto non è così. In assoluto ho preferito la SVT 650 di QJ Moto, per quanto io uso la moto, per come io uso la moto e quindi quotidianamente e anche per lunghi trasferimenti e per gite nel weekend, mi è sembrata la moto migliore. Avrei voluto provare Honda Transalp, c'era un bellissimo stand Honda con tante moto, ma purtroppo devo dire che la gentilezza non faceva parte delle persone che gestivano lo stand e quindi non sono riuscito a registrarmi e quindi ne ho fatto a meno. Molto belle comunque da vedersi tutte le Honda. E poi cos'altro? C'era anche uno stand Harley Davidson, molto bella Pan America, ma ovviamente non neanche l'ho voluta provare perché non fa parte delle mie possibilità. C'era uno stand KTM, c'era uno stand Husqvarna, c'era uno stand Ducati e tutte moto che ho visto, che ho apprezzato, molto belle, ma che ovviamente hanno dei prezzi talmente oltre le mie possibilità che neanche sono andato a provarle. Cosa dire, bellissima esperienza alla AT di Bobbio, veniteci perché davvero poter provare così tante moto in una sola giornata è quasi impossibile. Tutti sappiamo quanto sia difficile andare nei concessionari e chiedere di provare le moto. Bene, usiamo questi eventi, specialmente quando, come in questo caso, sono totalmente gratuiti, per fare quello che più ci piace, andare in moto e perché no provarle. Quindi per oggi è tutto, io adesso torno a casa. Ciao.